Pensate per un attimo nel quartiere in cui vivete o nel paesino in cui tu stesso ci passi le vacanze che milita in categorie inimmaginabili. Ecco, oggi vi racconterò il periodo d'oro del Brescello. Il Brescello è una squadra della provincia di Reggio Emilia, una cittadina con circa 5.000 abitanti. È riuscita ad arrivare ad alti livelli fino alla C1. Ma come ha fatto una piccola cittadina come Brescello ad arrivare così in alto, addirittura sfiorando la promozione in B? Beh, la nostra domanda ha già una risposta. Alla fine degli anni 70, il Brescello ha come vantaggio lo sponsor Immergas, che diverrà fondamentale per le fortune del piccolo club di Reggio Emilia, che da lì a poco faranno il grosso salto di qualità. Ogni sforzo fisico, ogni goccia di sudore versata in campo gli ha permesso alla piccola società da lì a poco ad ottenere verso la metà degli anni 90, centrando una doppia promozione dai dilettanti alla Serie C1 tra il 1993 e il 1995. I gialloblu si ritrovano davanti ben 6 stagioni fatte in Serie C1, sfiorando in più di un'occasione il colpaccio Serie B. Un entusiasmo senza fine per quei pochi arrivati nello stadio Mirabello a sostenere la squadra, soprattutto quando era una corazzata, tipo nel 96-97. Arrivata seconda ad un solo punto dal Treviso capolista. Il tecnico era Giovanni D'Astoli e il suo punto di riferimento più importante in campo era Francesco Bertolotti. E come non ricordare l'ultima annata brillante del Brescello, dove con grande rinnovamento di staff tecnico e rosa riesce a raggiungere la finale playoff posizionandosi quinta in classifica? Il playoff venne poi successivamente perso solo a causa del piazzamento in classifica, perché in Serie B ci andrà il Cittadella, che durante la stagione regolare si piazzerà terzo. Poi sappiamo la retrocessione dell'anno dopo e il conseguente declino che ha avuto questa squadra. Ma se c'è una partita iconica che resterà nella storia di questo piccolo club è la partita pareggiata allo stadio Giglio contro la Juventus. L'annata era quella 97-98, si disputa il sedicesimo di finale d'andata di Coppa Italia, proprio a Reggio Emilia. I padroni di casa non hanno nulla da perdere e affrontano la Juventus come meglio può. Al 42esimo Franzini regala il vantaggio del Brescello contro la Juventus di Del Piero e Edgar Davids, un gol che scalda il cuore dei tifosi brescellesi, che sono giunti addirittura più di quanto la capienza dello stadio potesse gestire. Al 56esimo del secondo tempo invece Conte pareggia i conti. Il Brescello si difende nel miglior modo possibile e riesce nell'intento di portare a casa un pari storico. Davide batte Golia dal punto di vista della storia e per certi versi anche per la partita, che equivale come una vittoria per i calciatori gialloblu. Tra quei giocatori che militavano in quel periodo d'oro c'erano Simone Inzaghi, Riccardo Zampagna e Dario Morello. Al ritorno la Juve dà il benservito al Brescello, stendendolo per 4-0. Ma il calcio molte volte mette in mostra armi che nessuna big del calcio può avere, quello di credere sui propri mezzi a disposizione. E il Brescello in quegli anni 90 e inizi anni 2000 è stato un simbolo di un calcio che adesso è raro vedere, quello di scrivere la storia di un paese di appena 5.000 anime. Addirittura per 2 stagioni i gialloblu disputarono anche il derby contro la Reggiana, guadagnandosi gli applausi ed il rispetto dei cugini Granata. Dei valori incredibili quelli del Brescello, una società nata per stupire e per dare spettacolo anche a controclub blasonati. Per come sono nati, sono ritornati nelle zone in cui tutto ha dato inizio al loro exploit, con la speranza di ritrovarlo un domani a riaffrontare le big del calcio e con un sistema calcio che mette in condizione anche le piccole di dire la loro nel movimento calcistico.